non, diciamo, i processi non mettono sotto accusa una religione, una comunità, vengono fatti nei confronti delle persone o in questo caso tutta la famiglia coinvolta, ma questo tema ci interroga sulla libertà delle donne. In questo servizio che noi abbiamo visto, certamente le donne non hanno nessuna libertà, ma sono tutti così? Sono tutti così? Le famiglie musulmane? Non credo che sia tutto così. E sbagliamo noi a mettere sul banco degli imputati tutte le famiglie musulmane? Certo, perché questo non fa altro che rafforzare queste convinzioni barbare, perché sono delle convinzioni barbare, per cui un essere umano non ha le libertà. Per cui si sospende lo Stato di diritto. Purtroppo questo Stato di diritto si sospende anche per alcune famiglie di italiani, perché alcune donne sono state uccise, vengono uccise, perché non possono esercitare la loro libertà. Qualche tempo fa una ragazza è stata uccisa in Italia dal fratello, perché lei aveva una relazione con un trans. Quindi attenzione, attenzione, noi il reato contro i matrimoni forzati è stato introdotto con il codice rosso nel 2019. È uno spaccato. Perché vede la Santanchè cosa sta facendo? La guarda. Io la guardo e mi dispiace che reagisca così. Mi dispiace perché se c'è una. No, io difendo le donne. Guardi, io difendo tutte le donne. E difendo i diritti delle donne sempre, di qualunque comunità. Va bene, posso sentire Santanchè? Santanchè, poi mi manda. Santanchè, prego. Perché è proprio sbagliato fare questi paragoni, perché qua non è indagato un uomo, ripeto, è indagato tutto un della famiglia, tutta la famiglia, compresa la madre. Io non ce l'ho con i musulmani, ci mancherebbe. Bisogna dirlo chiaramente.